Ancora un decesso per coronavirus, 9 ricoveri, 20 terapie intensive occupate, 36 nuovi casi, scoppia un cluster nel reparto di medicina del San Timoteo con 7 pazienti entrati negativi e ora contagiati. Nell'ospedale di Termoli, blackout elettrico la notte scorsa, disagi e stop alle prestazioni in radiologia. Potrebbe essere Toma a succedere a Giustini nel ruolo di commissario alla sanità. Il governo è pronto a rimuovere il generale indagato per omissione di atti relativi all'emergenza e abuso d'ufficio e che mercoledì comparirà davanti al procuratore D'Angelo. I 5 Stelle vogliono il cambio di passo ma dicono no al governatore in quel ruolo. Stessa presa di posizione del PD. Partita la campagna di adesioni per la vaccinazione dei soggetti vulnerabili, possono prenotarsi sul sito dell'ASREM persone con gravi patologie e disabilità. Intanto domani al via al Palaunimol di Campobasso l'immunizzazione del personale scolastico. Boccardo annuncia l'accordo per i vaccini nelle fabbriche. Tutti aperti tranne noi, questa è la protesta civile silenziosa dei commercianti di abbigliamento chiusi a causa della zona rossa. I giovani e i giovanissimi sono tra le categorie più colpite dagli effetti negativi psicologici dell'emergenza in atto. A Venafro Don Salvatore Rinaldi ha aperto le porte del consultorio per fornire un supporto ai ragazzi. Infine lo sport, il calcio a 5, terzo stop consecutivo per il CLN Cus a Cassano. I molisani hanno perso 3-0, male anche la Chaminade superata 9-0 in casa dall'Itria. Un punto allo Sporting Venafro che ha pareggiato 8-8 con il Mirto. Ben ritrovati con l'informazione di Teleregione, l'avete sentito, c'è una indiscrezione che circola in maniera forte su Toma che potrebbe prendere il posto di Giustini in qualità di commissario. Ne parleremo tra un attimo perché prima ci sono i numeri, quelli dell'ultimo bollettino relativo all'emergenza coronavirus. Sentiamo. Una vittima, 9 ricoveri, 36 casi e un cluster scoppiato nel reparto di medicina del San Timoteo. 7 pazienti entrati negativi ora risultano contagiati e sono stati trasferiti nel reparto specifico. L'ospedale di Termoli è in difficoltà anche a causa del blackout elettrico che ha indotto i dirigenti medici a chiedere al 118 di trasportare altrove i malati colpiti da patologie tempo dipendenti. Questo è il bilancio delle ultime ore sul fronte dell'emergenza, con un carico pesante sui presidi sanitari e il lavoro del personale che si complica ancora. Non ce l'ha fatta un 89enne di Portocannone, deceduto il 6 marzo nel reparto di malattie infettive del Cardarelli. Al momento sono 115 le persone che stanno affrontando il virus da un letto d'ospedale, 20 sono in terapia intensiva. Dai 426 tamponi processati sono emersi 36 positivi, con un indice di contagiosità che è all'8,4%. Centri più colpiti: Isernia con 6 nuovi casi, San Martino in Pensilis 5, Venafro e Santa Croce di Magliano 4, a Termoli che è in zona rossa da un mese se ne contano altri 3, guarite 87 persone, 1.654 quelle che risultano contagiate e in isolamento ce ne sono 2.862. E quindi si diceva che il Presidente della Regione potrebbe assumere il ruolo di commissario, è una voce che circola negli ambienti di Roma. I 5 Stelle si sono immediatamente scagliati contro questa ipotesi, come vedremo anche il PD. Tutto questo scaturisce dalla volontà del governo di rimuovere Giustini, in quanto sappiamo risulta indagato per omissione di atti e abuso d'ufficio e mercoledì comparirà davanti al procuratore capo di Campobasso Nicola D'Angelo. Toma al posto di Giustini. Indiscrezioni parlano della possibile nomina del governatore del Molise a commissario ad acta alla sanità, una eventualità che suonerebbe come una vittoria personale del presidente, il quale da 3 anni sostiene che il comparto dovrebbe essere gestito da lui e che trova fortemente contrari i 5 Stelle. Il parlamentare Antonio Federico e i consiglieri regionali pentastellati hanno chiesto infatti formalmente al governo la sostituzione del generale Angelo Giustini e della sua vice Ida Grossi, nominati nel dicembre 2018 dal governo giallo-verde, il primo in quota Lega e la seconda proprio in quota 5 Stelle, ma hanno anche chiesto che la rinnovata struttura commissariale abbia un controllo diretto sulle nomine e sulle attività dell'ASREM e che non ci sia Toma a capo. Noi tutti riteniamo del tutto improponibile questa ipotesi, hanno affermato i 5 Stelle. Negli anni scorsi la politica ha già dimostrato di aver fallito nella gestione sanitaria. Il governo nazionale ha il dovere di intervenire subito per il bene del Molise
senza perdere altro tempo. E in effetti l'esecutivo Draghi pare che sin da venerdì scorso, giorno in cui è stata ufficializzata la notizia dell'avviso di garanzia recapitato a Giustini per omissione di atti e abuso d'ufficio, stia lavorando per la rimozione dell'ufficiale della finanza e nelle ultime ore ha preso forma l'avvicendamento con Toma. Il comitato vittime del Covid ha espresso intanto soddisfazione per il lavoro della Procura di Campobasso, auspicando però chiarezza su tutta la gestione dell'emergenza attuata sin qui. E la cittadina Camilla Caterina, residente a Termoli, è tornata a inchiodare Regione ASREM alle proprie responsabilità in merito al numero dei posti in terapia intensiva e sta approntando una denuncia penale. Ad oggi quei contratti con i privati ancora non sono attivati, per cui a luglio 2020, quando hanno presentato il piano, non c'era neanche l'accreditamento, quindi a maggior ragione non avrebbero potuto inserirli come disponibili, perché non potevano sapere se ad esempio la Nero e i Gemelli non volevano rinnovarlo più. Certo non possono prevederlo, e invece li hanno messi, che l'accreditamento spetta alla Regione, benché Toma continui a ripetere che ogni responsabilità è tutti gli adempimenti sono a capo di Giustini, ma in pratica un presidente di Regione, un direttore generale ASL, ma cosa servono? Avranno anche loro degli obblighi, mi voglio augurare. Dobbiamo impedire ad ogni costo che Toma diventi commissario alla sanità, queste le parole di Vittorino Facciolla e Micaela Fanelli. Gli esponenti del PD insieme al Movimento 5 Stelle e all'EU hanno inviato una missiva al Presidente del Consiglio, al Ministro della Salute e al MEF per far presente quanto sta accadendo in Molise. Non è possibile, dicono Facciolla e Fanelli, che la persona parimenti responsabile e che ha contribuito a creare questo disastro possa ricoprire ruoli che gli consentano di perpetrare altri danni a discapito del Molise, come quello dell'ospedale Tenda, ancora vuoto nonostante sia stato realizzato, non si capisce con quale criterio, e oggi abbiamo avuto la notizia che il Molise è al primo posto tra le regioni che stanno facendo ricorso alla CROSS, cioè il sistema per trasferire fuori regione i pazienti che hanno bisogno della terapia intensiva, quindi staremo a vedere quali sviluppi su questa notizia. Doppia sessione domenicale oggi a San Giacomo degli Schiavoni per lo screening di massa anti-Covid. È stato allestito nel piazzale antistante il campo sportivo comunale un gazebo, anzi ce ne sono diversi di gazebo, su base volontaria la campagna e gratuita mediante l'utilizzo di tamponi antigenici con modalità drive-thru. L'organizzazione è a carico della Misericordia di Termoli. Bisogna presentare agli operatori il modello di richiesta debitamente compilato, solo in caso di esito positivo si viene avvisati attraverso i recapiti forniti sul modulo di prenotazione. E ora parliamo dei vaccini, perché è partita la campagna di adesione per i soggetti cosiddetti vulnerabili, cioè persone che sono affette da diverse patologie. Domani partirà la campagna di immunizzazione per il personale scolastico al Palauni Mall di Campobasso, e la leader della UIL Molise, Tecla Boccardo, ha annunciato l'accordo siglato per le campagne di vaccinazione anche sui luoghi di lavoro. Ci siamo, domattina inizierà la vaccinazione per il personale scolastico al Palauni Mall di Campobasso. Gli insegnanti e gli operatori di entrambe le province hanno ricevuto la comunicazione e il via sarà dato dal rettore Brunese e dalla direttrice dell'USR Sabatini, che alle 11 terranno una conferenza stampa. La novità è però che da qualche ora sul sito dell'ASREM possono prenotarsi anche i cosiddetti soggetti vulnerabili, cioè coloro che rientrano nella fascia d'età tra i 16 e i 79 anni e che soffrono di malattie respiratorie per cui necessitano ossigenoterapia, scompensi cardiaci seri, sclerosi multipla o laterale amiotrofica, fibrosi cistica e ancora i dializzati, le persone con sindrome di Down o affette da cirrosi epatica, pazienti oncoematologici o che combattono contro gravi patologie autoimmuni, infine persone con diabete giovanile, diabete di tipo 2 che necessitano di almeno 2 farmaci. Così si spera di dare una risposta alle tante persone fragili in attesa, e questo avviene mentre a livello nazionale è stato siglato l'accordo
l'accordo tra CGIL, CISL e UIL con i ministeri di salute e lavoro per le vaccinazioni nelle fabbriche, una proposta che la leader della UIL Molise Tecla Boccardo aveva avanzato alla regione già un mese fa. Questa non sarà soltanto una grande sfida logistica che anche il Molise dovrà affrontare e dovrà essere pronto. Non facciamo che dopo un anno non siamo pronti e non siamo pronti neppure per i vaccini. Stiamo vivendo in una fase di vite sospese e questa è una grande responsabilità per la politica. Bisogna mantenere le misure di protezione, bisogna garantire lo sviluppo economico, ma soprattutto la protezione sociale delle fasce deboli, eliminare quelle che sono le discriminazioni delle fasce più povere della popolazione, perché in questo momento è aumentata la povertà nel nostro territorio così come in tutto il paese. Chiederò subito vaccini a domicilio presso gli studi dei medici di base. Lo ha annunciato Aida Romagnuolo, pronta a presentare in Consiglio regionale una mozione che impegni il Presidente Toma ad avviare con la massiccia partecipazione dei medici di base appunto la somministrazione dei vaccini a domicilio e negli studi per velocizzare la vaccinazione e difendere la salute dei molisani. Ha continuato Romagnuolo, sarebbe un grandissimo segnale da parte di chi tiene a cuore la salute delle persone, ma anche uno strumento per non esporre a rischio chi potrebbe incorrere in gravi pericoli per la propria salute. Stessa iniziativa, ha concluso la consigliera di Fratelli d'Italia, è già in atto in altre regioni come le Marche, quindi non vedo perché la collaborazione non debba essere intrapresa anche in Molise. L'importante è reperire quanti più vaccini nel minor tempo possibile. Blackout elettrico, la notte scorsa all'ospedale San Timoteo di Termoli, CPAP e ventilatori hanno continuato a funzionare grazie al gruppo elettrogeno, c'è un cortocircuito alla base di quanto accaduto, oggi sul posto sono arrivati anche il sindaco Francesco Roberti che era stato allertato nella notte, il DG dell'ASREM Florenzano. Intanto dal comitato Molisanità L113 Deborah Staniscia torna a rimarcare le carenze e le criticità che si riscontrano in ospedale. Non c'è pace per gli ospedali molisani, al collasso per l'afflusso di pazienti Covid, in difficoltà nel dare risposte agli utenti che necessitano di altre cure o interventi. Il San Timoteo di Termoli la notte scorsa ha dovuto fare i conti anche con un improvviso blackout. Il danno è stato tamponato subito con l'attivazione di un gruppo elettrogeno che ha tenuto attivi i ventilatori e le CPAP. Io sono stato allertato ieri sera all'una dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco che stavano arrivando a Termoli per un supporto a una segnalazione di blackout e quindi sulla base di questo ci siamo un po' relazionati, la prefettura è intervenuta anche in aiuto alla fornitura di carburante qualora fosse necessario ulteriore carburante per il funzionamento dei gruppi elettrogeni. Il problema adesso è rientrato, nel senso che la situazione è funzionante, si sta riparando questo interruttore che concerne la radiologia e in questo momento mentre noi stiamo parlando stanno risolvendo il problema. Un guasto transitorio del sistema elettrico che ha creato qualche inconveniente nella gestione, ma che è stato supportato e sopperito da tutti i sistemi classici che esistono in tutti gli ospedali del mondo che portano a sostituire il sistema in atto con altri sistemi. Quindi nessun paziente ha subito scompensi relativamente a questo blackout? Questo lo posso dire con matematica certezza, assolutamente no. È stata allertata nella notte anche la Protezione Civile per una fornitura di gasolio in modo da garantire il funzionamento del gruppo di continuità. Un'ennesima prova per il San Timoteo e Deborah Staniscia del Comitato Molisanità L113 è tornata a ricordare alle autorità le problematiche quotidiane riscontrate nei presidi ospedalieri, cioè quelle messe nero su bianco dagli ispettori ministeriali. L'ospedale di Termoli si è trovato, il San Timoteo, a dover fronteggiare questa emergenza in quanto doveva essere un Covid free e adesso deve trovarsi invece a gestire entrambe le situazioni, mentre per il Cardarelli si sarebbe potuto provvedere diversamente e questo, ripeto, è stato messo agli atti dell'ispezione ministeriale. Un'altra cosa che sicuramente è venuta fuori ed è emersa è la carenza di personale, di cui siamo ovviamente a conoscenza, quindi la necessità, nonostante stiano aumentando i posti letto di subintensiva e successivamente sappiamo di terapia intensiva, di attivare tutta quella forza lavoro e non bastano sicuramente
Salute, la Protezione Civile, la Croce Rossa, sappiamo che arriveranno altri medici che sono stati chiamati dagli, diciamo, dai commissari, in questi giorni sono arrivati 4 medici inviati dall'esercito, ma non bastano. Tutti aperti tranne noi, la protesta silenziosa e pacifica dei commercianti d'abbigliamento che hanno dovuto abbassare le saracinesche a causa della zona rossa. In questo momento c'è una categoria che, se possibile, soffre più dei ristoratori. Si tratta dei titolari di negozi di abbigliamento che in zona rossa sono costretti a tenere la serranda abbassata. Parliamo di un settore che dà lavoro in Molise a centinaia di persone, già gravato dalla crisi economica e con merce in magazzino che attende da mesi di essere smistata. Un bagno di sangue economico ed occupazionale. Luigi Brasiello, già sindaco di Isernia ed ex presidente della Camera di Commercio, ha tappezzato, come molti suoi colleghi, il negozio di Corso Garibaldi di manifesti con la scritta "Tutti aperti, tranne noi". Tutti aperti, tranne noi. Una forma di protesta civile, silenziosa, da parte dei commercianti d'abbigliamento. No, è semplicemente un dato di fatto. Noto che Molise è zona rossa, però mi sembra, insomma, che sia tutto regolare, tutto normale, ad eccezione di alcune attività che ovviamente sono penalizzate, tra di queste c'è sicuramente l'abbigliamento. Non riusciamo a capire il motivo, questa è la situazione. Ci saranno forme di ristoro per voi? Ma non lo so, anche se ci saranno, saranno quelle che hanno già messo in atto l'anno precedente. Servono a poco, sinceramente. Il problema è invece combattere seriamente questa situazione, ma per combatterla, se vogliamo veramente fare tutti qualcosa, credo che dovremmo essere, insomma, in zona rossa tutti quanti, non solo poche attività. In termini di fatturato, che calo c'è stato per voi? In termini di fatturato, nel 2020 c'è stato un calo tra il 50 e il 60%. Quest'anno non lo so come andrà a finire. Certamente siamo ritornati esattamente un anno fa. Operai forestali ancora senza lavoro a causa della burocrazia regionale, così il comitato che tutela questi lavoratori denuncia le nubi che si addensano sul futuro di 150 persone ancora in attesa dell'inizio dell'attività lavorativa per quel che concerne l'azione ambiente, turismo e cultura finanziata dal Por Molise FESR FSI. Agli operai era stato garantito che i lavori avrebbero avuto inizio intorno alla metà di febbraio, ma ad oggi, a causa di inspiegabili lungaggini, dice il comitato, che coinvolgono diversi uffici regionali, il via libera ancora non è arrivato. È inspiegabile che una semplice procedura per ottenere l'approvazione definitiva debba passare per così tanti uffici appartenenti ad assessorati diversi. Procrastinando l'inizio della nostra attività lavorativa, stiamo assistendo, conclude il Comitato degli Operai Forestali, a un rimpallo di responsabilità da parte dei vertici amministrativi e politici della Regione, dimostrando ancora una volta scarsa efficacia e poca chiarezza. Come se non bastassero le condizioni di precariato a cui ci hanno costretti da circa 40 anni, è incredibile che per problemi burocratici il futuro di oltre 150 famiglie sia ancora appeso a un filo, e peraltro per questi motivi. Domani ci sarà uno sciopero dalle ore 9 alle 13 da parte dei lavoratori del trasporto pubblico. L'avvertenza è sempre quella ATM e riguarda ancora le spettanze non pagate, le organizzazioni sindacali che inizialmente avevano indetto uno sciopero di 24 ore, responsabilmente, fanno sapere, hanno deciso di ridurlo a 4, accogliendo un esplicito invito ricevuto dalla Commissione di Garanzia Nazionale per gli scioperi e dalla Prefettura di Campobasso. Tutto questo per limitare, naturalmente, in una fase emergenziale pandemica come quella che stiamo vivendo, i disagi all'utenza, ma anche per evitare un aggravio di lavoro alle istituzioni coinvolte nell'attività di prevenzione e contenimento della diffusione del virus. Una decisione che è maturata anche in relazione al fatto che in Molise è stata istituita dallo scorso 1° marzo la zona rossa, e quindi questo appunto accentuerebbe ulteriormente le difficoltà. I giovani e i giovanissimi stanno scontando le conseguenze davvero devastanti dell'emergenza coronavirus. Per dare loro un supporto, Don Salvatore Rinaldi ha aperto le porte del consultorio. Sentiamo ancora Nicola De Santis.
L'emergenza sanitaria è divenuta ormai da mesi emergenza anche economica. Cresce il numero delle famiglie in difficoltà, costrette a rivolgersi ad associazioni di volontariato oppure alla Caritas per portare un piatto caldo in tavola. A Benafro il consultorio familiare Il Girasole, struttura diocesana ubicata nei locali della parrocchia Don Orione, sta registrando un numero crescente di utenti che chiedono aiuto per un sostegno non solo economico, ma anche psicologico. Sì, è vero. Infatti, con questa pandemia, chi ha sofferto molto è la figura dei preadolescenti e degli adolescenti. Difatti, noi in questo periodo abbiamo aperto di più le nostre porte per quanto riguarda il livello di consultorio, per quanto riguarda questa fascia che lascia la pubertà, quindi entra nella preadolescenza e poi nell'adolescenza. Ci stiamo dando da fare per venire incontro a quei piccoli stati d'ansia che si stanno creando in questo periodo, in questi preadolescenti e in questi adolescenti. Stiamo dando quel supporto soprattutto a livello psicologico, a livello pedagogico, ma soprattutto etico. Lo scoramento può portare i ragazzi a cedere alle tentazioni di alcol e droga, oppure divenire manovalanza per la criminalità. Don Salvatore lavora per evitare che i ragazzi si perdano. Ecco, per quanto riguarda questa fascia preadolescente e adolescente, c'è da dire che se non stiamo attenti si va alla ricerca fuori o attraverso qualche sotterfugio a delle motivazioni che potrebbero ridare o far vincere questi stati d'ansia e possiamo già immaginare che cosa. E dobbiamo tenere presente che in questo periodo chi ne risente di molto, appunto, come dicevo poc'anzi, sono i preadolescenti e gli adolescenti, perché purtroppo si trovano in una realtà familiare che fino adesso non avevano ancora assaporato. Perché avendo la presenza continua dei genitori, o meglio, una presenza più costante, si sono resi conto che ci sono delle difficoltà e dei conflitti che non avevano ancora vissuto in prima persona. Molti vengono spontaneamente perché conoscono la realtà, altri, dopo aver avuto un colloquio con uno della famiglia, ci vengono presentati e qui c'è poi l'accoglienza che noi facciamo del preadolescente e dell'adolescente in modo da fargli sentire, da farlo sentire accettato e che può trovare veramente un punto di riferimento. Prima di tutto facendo vedere loro che ci sono delle persone competenti che riescono a leggere queste due fasi, perché qui tutti possiamo essere degli ottimi pedagoghi, però conoscere a livello psicologico questa realtà del preadolescente e dell'adolescente dà all'operatore la possibilità di creare una certa realtà empatica con il giovane, il preadolescente e l'adolescente. Ecco, la proposta che potrei fare è questa. Si possono rivolgere liberamente da noi, a noi, dove possono chiamare la segreteria e dove la cosa più bella, che penso che anche voi sapete, che questa realtà del consultorio è prettamente gratuita. Ed ora parliamo della Festa Internazionale della Donna che ricorre domani, 8 marzo. C'è ancora tanto da fare per la parità di genere. Questa è l'analisi della vicepresidentessa del Consiglio regionale, Mena Calenda. Troppe le discriminazioni, gli abusi, le violenze che la pandemia ha amplificato, ha detto. In uno scenario dove già la disparità di genere era una criticità, il crollo economico ha accentuato ogni problematica. Il 2020, nella sua drammaticità, ha ulteriormente peggiorato il mondo del lavoro femminile. Sappiamo in effetti dei dati davvero devastanti della perdita del lavoro delle donne in percentuale. Pertanto, se da una parte si può apprezzare come la pandemia sia stata acceleratrice di processi di tipo tecnologico, prosegue Calenda, allo stesso tempo dobbiamo prendere atto che lo è stata anche dei processi di diseguaglianza e fragilità. Ha fatto emergere e rilevare dei punti deboli di una società sui quali serve un intervento massivo. E questo è il monito di Filomena Calenda alla vigilia dell'8 marzo.
Peraltro sappiamo che durante il lockdown purtroppo i femminicidi sono ulteriormente aumentati. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, ha indetto il concorso nazionale Con Rispetto Educando, e l'Istituto Comprensivo Montini di Campobasso si è aggiudicato il primo premio per la sezione di scuola primaria e una menzione speciale per la scuola dell'infanzia. Le classi vincitrici saranno premiate con una medaglia concessa dalla Presidenza della Repubblica durante proprio la celebrazione che si terrà domani al Quirinale, alla presenza del Capo dello Stato Mattarella, del Ministro dell'Istruzione. La classe quinta A della primaria Giovanni Paolo II ha prodotto un'opera dal titolo Rispetto chiama rispetto, mentre i bambini di 5 anni hanno realizzato un progetto dal titolo Ti racconto il rispetto, quindi complimenti a questi piccoli. Sulla polemica tra alcuni fedeli e il parroco interviene il sindaco di Montagano Giuseppe Tullo. In merito al restauro dell'organo della Chiesa Madre, l'amministrazione aveva semplicemente valutato nell'ambito di un avviso pubblico di candidare un più ampio progetto in cui ricomprendere anche quest'opera, ha spiegato il primo cittadino. Quindi non ha mai dato la disponibilità a impiegare risorse proprie, di cui purtroppo non dispone, nel restauro del prezioso strumento. Da tempo registriamo segnalazioni e lamentele da parte della popolazione riguardo a diverse questioni che sono attinenti alla parrocchia, ma non abbiamo mai inteso entrare nel merito. Ne prendiamo atto e auspichiamo una soluzione che arrivi da Sua Eccellenza il Vescovo. È il momento del meteo, scopriamo insieme che tempo farà in Molise nelle prossime ore. Queste le previsioni per lunedì 8 marzo. Ancora clima tra il variabile e l'instabile a causa della presenza di un'area depressionaria sul Mediterraneo. Giornata quindi a tratti nuvolosa con possibili precipitazioni nel pomeriggio su tutto il territorio regionale. Temperature stabili, venti in rotazione a sud-est, mare mosso. Queste le temperature nei principali centri del Molise. Campobasso minima 4, massima 12, Isernia 4, 13, Termoli 8, 14, Menafro 4, 15 gradi. Ed ora subito con lo sport, il calcio di Serie D. Andiamo a vedere com'è finita a Monte Giorgio in questa trasferta insidiosa per il Campobasso. Prova di maturità per il Monte Giorgio che riceve la capolista Campobasso. Periodo poco brillante per i ragazzi di Mengo, un pareggio e due sconfitte nelle ultime tre partite con 5 reti subite e appena una realizzata. Altra musica in casa molisana, i lupi guidati da mister Cudini guidano la classifica con 42 punti più 3 sul notaresco. Una sola sconfitta nel 2021, miglior attacco e miglior difesa del girone. Nel Monte Giorgio out Cichella, Lupoli e Mantini, Mengo schiera Trillini, trequartista sostegno delle punte Pampano e Cucù. Campobasso con il tradizionale 4-3-3, Cogliati al centro dell'attacco, Esposito e Vitali ai fianchi. Dirige Mialace della sezione di Terni, due vittorie del Campobasso, un pareggio e due vittorie dei marchigiani negli ultimi 5 precedenti. Memorabile il 3-2 del marzo 2019 con una spettacolare rimonta del Monte Giorgio dallo 0-2 firmata dal trio Nasic, Mariani, Pellizzi. Al decimo, prima emozione della sfida, ripartenza a Monte Giorgio, Cucù orchestra e appoggia a Pampano, raso terra a fil di palo. Al quattordicesimo, Cogliati, capocannoniere dei molisani con 9 reti, cerca di superare Gagliardini in uscita, la difesa montegiorgese si salva. Dopo un avvio vivace e nel complesso equilibrato, la supremazia territoriale del Campobasso comincia a palesarsi. Al 32esimo, tacco illuminante di Esposito per Candellori, che trova solo l'esterno della rete. Al 39esimo Ladu, da posizione centrale, cerca senza fortuna l'angolo basso alla sinistra di Gagliardini. La capolista ci riprova nel finale di frazione. Al 43esimo Gagliardini respinge la conclusione di Cogliati. Squadre al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa il Campobasso prosegue il forcing, il Montegiorgio si compatta dietro concedendo pochi spazi. Al 17° punizione di Cucù senza esito, un minuto più tardi Cogliati impegna Gagliardini sugli sviluppi di un tiro d'angolo. Mengo cambia volto al reparto d'attacco, fuori Trillini e Pampano, dentro Albanesi e Mandolesi. Al 27° il Montegiorgio manca una ghiottissima occasione, Cucù sfrutta un'indecisione difensiva dei molisani ma non riesce ad imprimere forza alla conclusione, favorendo il recupero alla disperata di Menna. Al 33° invece il Campobasso a divorarsi il gol del vantaggio, Candellori sfugge a Perini e serve un assist d'oro a Fogliati che spreca a due passi dalla rete. Al 42° Esposito a terra dopo uno slalom in area montegiorgese, Mialace di Terni con risolutezza ammonisce il fantasista ospite per simulazione. Al 94° Albanesi ha la palla per scrivere un clamoroso finale di gara ma sceglie un tenero cucchiaio stoppato dal portiere in uscita. Finisce 0-0, punto prezioso e meritato per il Montegiorgio che è riuscito a bloccare il miglior attacco del girone con una prova di massima concentrazione e applicazione. Ed ora il calcio a 5 di Serie A, tutti i risultati delle partite che si sono giocate ieri per la 18esima stagionale nel girone C. Atletico Cassano Cus Molise 3-0, Castelfidardo Pistoia 1-9, Cobà Manfredonia 1-1, Lucrezia Giovinazzo 4-2, Ortona Capurso 5-2. Riposava il Gubbio e vediamo che in testa alla classifica c'è sempre il Manfredonia che ha 39 punti, a 34 il Cobà, 27 per Tombesi Ortona e Cus Molise, poi via via tutte le altre. E quindi l'Atletico Cassano si è confermato bestia nera per i ragazzi di mister Sanginario che sono così alla terza sconfitta consecutiva. Parte Zancanaro verso la porta, palla deviata che termina in calcio d'angolo. Perri dentro ancora a imbucare per Alemão che passa in qualche modo, poi perde il controllo. L'appoggio a Leo Moraes, c'è una grandissima parata di Vinicius. Attenzione a Triglia, uno contro uno con D'Ambrosio, calcia a Triglia. Triglia se la porta avanti col petto, accompagna De Betio, Triglia salta Perri, 2 contro 1, ancora Triglia, conclusione, alta. Al piccolo trotto Moraes, cerca il varco, si accentra, calcia, Vinicius in qualche modo la mette in angolo. Grande pericolosità al contropiede del Cusmolise, attenzione alla grande palla intercettata dal Cassano. Perri sul secondo palo, infila in porta e fa 1-0 per l'Atletico. Cassano che controlla nuovamente la sfera. De Cillis prova a fare tutto da solo, si lancia sulla sinistra, la mette anche dentro, attenzione a Cutrinelli che la controlla, calcio in porta, palo, Caio imbucata a cercare Cutrinelli che riceve, difende palla Cutrinelli, l'appoggia a Caio, entra in area di rigore, Murato al momento del tiro, poi Cutrinelli ce l'ha lì, colpisce Vinicius, complicata, De Betio che deve arretrare di molto la sua posizione, poi De Licio in qualche modo vince il rimpallo su Moraes, ancora De Licio va verso la porta, grande parata di Pellecchia da Perri, una finezza forse di troppo di Moraes adesso con il tacco, Barrichello centralmente tira, ancora Pellecchia che risponde presente. De Cillis aspetta di conoscere l'intenzione dell'avversario che sfonda e poi calcia scheggiando la traversa. Si muove Perri sul secondo palo, Caio lo va a cercare, Perri carica il destro in diagonale, Alemão, la palla poi sulla traversa in qualche modo e Vinicius la blocca. Lo fa bene però perché serve Nicola Cutrinelli sulla sinistra, salta l'avversario, Cutrinelli si accentra, calcia, ancora palo. Caio ancora una volta ferma Barrichello, Perri centralmente, se la porta su Mancino, Perri verso Alemão, super intervento di Vinicius. Caio dentro per Alemão, palla restituita, Caio calcia a giro, la palla esce fuori di poco. Per una volta non c'è Zancanaro su di lui, allora Alemão riesce a girarsi, poi va ad incrociare. Ancora una volta c'è Vinicius, De Betio è davanti a Cutrinelli, intercetta, parte ancora De Betio sulla corsia sinistra, salta anche Perri, la mette dentro e credo l'abbia toccata De Cillis. Duello con De Cillis che lo accompagna, possesso rimane ancora a Barrichello che sterza, se la porta sul destro, calcia e Pellecchia fa un grandissimo intervento sul primo palo. Allora arriva Zancanaro, poi Alemão in copertura, se la ritrova anche tra i piedi, può partire da solo Alemão, prova a superare l'avversario, calcia in diagonale Alemão, vola Vinicius a mettere in calcio d'angolo. Finte di Triglia che prova a saltare Perri, la mette in qualche modo e poi se la ritrova lì e spara fuori. Di Licio lotta con Cutrinelli che si prende il pallone di forza, poi va a calciare, viene toccato alle spalle, attenzione perché Di Licio è già ammonito e arriva il secondo giallo ed espulsione, vorrebbero un riferimento in alto a destra, attenzione Alemão centralmente, la tocca con l'esterno e nel momento più importante fa 2-0 per il Cassano. Poi palla ben difesa, può partire un 3 contro 1, la palla arriva in qualche modo a Cutrinelli, accompagna Alemão, scambiano i due,
Ancora Cutrinielli! Riceve l'assist di Alemão e mette il punto esclamativo sulla vittoria del Cassano. E vediamo com'è andata invece alle formazioni che militano nel campionato di Serie B di calcio a 5. Si giocava la 21esima di campionato ieri nel girone G. Chaminade Campobasso Itria 0-9, Molfetta Bitonto 4-3, Real Dem Canosa 5-6, San Michele Diaz 0-1, il pareggio per 8-8 tra Sporting Venafro e Mirto, riposavano Barletta e Torre Maggiore in questo turno. Per la classifica vediamo che in testa ci sono Molfetta Itria con 40 punti, a 39 il Canosa, a 33 il Diaz, e chiudono desolatamente le due molisane, lo Sporting Venafro con 5 punti e la Chaminade che ne ha 3. E quindi è arrivato un punto in casa per i bianconeri venafrani, anche in questo caso con gli highlights, il racconto della partita. Un pareggio con un ampio numero di gol, come era nell'abitudine di questo team nella scorsa stagione. Lo Sporting Venafro impatta sul parquet amico del Pala Pedemontana contro i calabresi del Mirto, al termine di un match dalle mille emozioni, chiuso sull'8-8. Per i bianconeri al secondo pari stagionale, undicesima piazza attualmente in graduatoria con 5 punti, due lunghezze in più dei cugini della Chaminade, dodicesimi. Dopo appena 38 secondi, De Luca, mattatore tra i suoi, porta in vantaggio gli ospiti, ma è Juan Cruz Caropi Corral a pareggiare i conti poco dopo. L'argentino Fidani porta i venafrani sul 2-1 e nell'ultimo quarto del primo tempo Juan Cruz Caropi Corral amplia il distacco. De Luca non ci sta e riavvicina il Mirto, ma lo spagnolo Quadrato gli conduce bianconeri sul più 2 e il 4-2. Juan Cruz Caropi Corral sigla la propria tripletta e i venafrani paiono prendere il volo sul 5-2. Così non è però, perché sul finale di frazione, prima Pace e poi Cosentino lanciano gli ospiti sino al meno 1, 5-4 dell'intervallo. L'inerzia è tutta per i calabresi, che chiudono un break di 3-0 in avvio di ripresa con De Luca, capace di riportare i suoi sul 5 pari sul calcio piazzato. Offidani firma un nuovo vantaggio venafrano, ma prima Russo e poi De Luca sul lungo rilancio del portiere portano per la prima volta il Mirto avanti sul 7-6, col 2 dei calabresi che cala così il proprio poker personale. A proposito di marcature multiple, Offidani completa il proprio tris facendo 7 pari, ma c'è ancora tempo per un nuovo vantaggio venafrano con Porcari, 8-7, e a 45 secondi dalla sirena, Pace completa la propria doppietta fissando il risultato sull'8-8, proiettando i venafrani sul recupero derby di martedì sera alle 19 allo Sturzo di Campobasso in casa della Chaminade, avvio di un rush finale che presenterà anche le sfide con Barletta in esterna e, dopo il turno di riposo, San Michele al Pala Pedemontana e Real Demo a Montesilvano dopo Pasqua, per concludere la regular season. Prova di cuore e carattere per l'Europea 92 ieri sera in casa, che però ha dovuto cedere al cospetto del Cerignola per 3-7-0. Nel primo parziale le Pentre hanno portato le pugliesi ai vantaggi, avendo anche un set point sul 25-24, ma cedendo poi per 28-26 in 30 minuti. Nel secondo set c'è stato equilibrio sino al 17 pari, poi le ospiti sono fuggite, si sono imposte per 25-20 in 24 minuti. Cerignola è parsa prendere margine prima nel terzo set, ma le Isernine hanno resistito, salvo poi lasciare campo libero sul finale cedendo nuovamente 25-20. Tra le Blue Fucsia in doppia cifra l'opposta Giudici con 14 punti e la schiacciatrice Chiesa 10, top scorer di serata la centrale ospite Neriotti, che di punti ne ha messi a segno 17 per le ragazze di Montemurro. La prospettiva adesso è quella della trasferta di sabato a Castellammare di Stabia. E questa era la nostra ultima notizia. Vi ricordo che potete rivedere ogni servizio, anche le edizioni dei TG, tramite internet collegandovi alla nostra pagina Facebook o al sito teleregionemolise.it. Grazie di essere stati in nostra compagnia e arrivederci.